posizione. Dietro lui Michael Nicoletti con il Wax, Max Vercelli. E intanto le due grandi delle grandissime cose, vale a dire Marcello Gallo e il giovanissimo Gabriel di Pietro hanno già bruciato il loro Joker Lap, così si sono tolti il fastidio e adesso andranno in casa. Vediamo che Max Vercelli va all'attacco di Michael Giacomozzi, passa in seconda. Questa ormai veramente potrebbe anche essere la parte iniziale della finalissima, perché pensiamo che visti i tempi ci sia solo da inserire il titolo Giacomozzi e un paio di altri tra i primissimi, quindi intanto Michael Giacomozzi va a Ciocca nel Spagna, Spagna Simone Firenze che si va ad avvicinare al incredibile, non possiamo neanche dire che è molto grande, c'è qualcosa che non quadra, di nuovo si gira, intanto Gallo e Pietro sono arrivati dalle retrovie, dopo aver già giocato il gioco all'altro, sono riattaccati, ha qualche problema grosso, Simone Firenze non riesce a fermare la vita, Di Pietro con i suoi 14 anni scarsi, ma l'attacco di Gallo si infila, in quarta posizione Gallo non ci sta, è una punch pazzesca questa, intanto Max Vercelli ha trovato il margine giusto, sta andando alla grande, vediamo come entra da adesso, Michael Giacomozzi va all'attacco, Simone Firenze nell'altra vettura, quindi veramente un osso duro questo ragazzino, un ragazzino pazzesco, intanto Max Vercelli dal lato della sua esperienza spara un 45-160 quasi in questo giro e probabilmente adesso dovrà fare anche meglio perché dovrà assolutamente allungare per non avere un Michael Giacomozzi poi alle calcagne, intanto anche Simone Firenze se non andiamo errati deve ancora fare il suo chocolate, passa con un 44-5-36 Max Vercelli, così è questo che se andiamo a vedere potrebbe venire a peggio tra tutti, alla peggio proprio Simone Firenze, è consapevole di questi ultimi anni. Problemi di anche quindi vettura assolutamente non all'altezza della sua fama ed il povero Simone è costretto a navigare in fondo a questa isla, andiamo a vedere il tempo strepitoso, quel 44-5-36 con cui Max Vercelli ha portato a casa il giro precedente prima di fare il Joker Lap e va a vincere Max Vercelli davanti a Michael Giacomozzi. E al solito diavolo, oggi un attimino con le corna limate, corna da diavolo, eh! No, no.